Bentornati su Non aprite questo blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per parlarvi di un film incredibile di cui mi sono letteralmente innamorato. È stato appena pubblicato da Digit Movies e per la collana Freak Video, ve lo mostro, Spider Baby. There's a full moon tonight. Big fat bug right in my spider web. Virginia, are you crazy? You're bad. Bad. You are not supposed to play spider anymore. Animal spiders creep and crawl, boys. Bellissima edizione. Spider Baby. Cavolo, ragazzi, che chicca sto film. È un film del 1967 diretto da Jack Hill con un giovanissimo Sid Haig, che vedete qua, giovanissimo Sid Haig. Sid Haig che ci ha lasciato da poco, tra l'altro, è il famosissimo Capitan Spaulding della Casa dei 100 Corpi e poi ha fatto anche tantissimi altri film. E qua è al suo primissimo lungometraggio. Quindi è il suo primo film. Jack Hill è un regista che ha praticamente iniziato lavorando con Roger Corman. Il suo compito era girare, diciamo, parti di film che mancavano ad altri film. Insomma, rattoppava e girava tutte delle scene che venivano poi aggiunte a film che erano già stati girati. Spider Baby è a dir poco un capolavoro. Qua, vabbè, il motto di Freak Video è So Bad It's Good, come potete vedere, ma in questo caso stiamo parlando di veramente di un film, sì, un po' weird, un po' strambo, però anche molto molto interessante, con delle cose molto interessanti. Vabbè, il film tra l'altro si doveva chiamare in svariati modi, tra cui Cannibal Orgy o The Madness Story Ever Tall, la storia più folle mai raccontata. In effetti è una storia piuttosto folle, non tanto per la storia ma per come è raccontata, è folle. Tra l'altro il film si apre con un omicidio particolare che vi farà scoprire da subito questo fantastico gioco che è il gioco del ragno, che veramente vi rimarrà molto impresso. I membri di questa famiglia, la famiglia Merry, soffrono di una malattia ereditaria che li porta, una sindrome che li porta al deterioramento del cervello, fino a diventare ovviamente folli, cannibali, e infatti durante il film avranno un'alimentazione molto particolare a base di insetti, tarantole, ragni, insomma, cose disgustose. Un altro fattore interessante di Spider Baby è la presenza di Lon Chaney Jr., figlio del grande Lon Chaney, attore che interpreta il Fantasma dell'Opera. E Lon Chaney è il famosissimo attore che interpreta l'Uomo Lupo nel mitico film della Universal. Chaney è veramente un attore che io amo per la sua capacità espressiva di trasmettere veramente molto dramma, molta tristezza, veramente un volto malinconico incredibile. Anche qui lo è, ovviamente il suo cavallo di battaglia è proprio quello. Lui interpreta il tutore di questi ragazzi che sono rimasti orfani, sono tutti membri della famiglia Merry e sono tutti affetti da questa terribile sindrome che li porta a diventare un po' folli e un po' anche violenti, diciamo. Chaney era anche, insomma, era risaputo che avesse dei problemi con l'alcol e in questo film pare che lui in una maniera o nell'altra sia riuscito comunque a bere durante le riprese e comunque si nota che è piuttosto accalorato in alcune scene. Evidentemente è riuscito, come si dice, insomma, a nascondere dentro a varie bevande degli alcolici. C'è anche una piccola citazione appunto della carriera di Lon Chaney Jr. durante la cena, in cui vengono appunto citati Uomini Lupo e cose. Chiaramente è un simpatico siparietto che ci stava assolutamente, vista la carriera di Lon Chaney, che ha interpretato anche tantissimi altri mostri della Universal. Ha avuto molto successo per poi finire un po' nel dimenticatoio, purtroppo, come accadeva spesso in quegli anni. Poi troviamo Jill Banner, che è questa attrice che vediamo qui. Quello vediamo che si sta mangiando una tarantola. Veramente una ragazza bellissima. Tra l'altro era minorenne all'epoca in cui girarono il film, per evitare tutta una serie di problemi
dichiararono il falso e la fecero insomma apparire come una maggiorenne. In realtà non era così, era molto molto giovane, aveva 17 anni. Poi vediamo Lancina in giugno. Grandissimo, veramente un grandissimo. E niente, insomma, arriveranno degli zii che vogliono insomma togliere l'eredità a questi ragazzi, appropriarsi delle ricchezze di questi ragazzi che sono figli di persone ricche che ormai sono morte, e, però loro sono malati di mente. Succederanno delle cose, non sarà un'ottima idea andare là a trovarli. Ci sono un sacco di cose molto weird, molto strane. È un film strano che a me ha affascinato tantissimo. Mi hanno affascinato i personaggi, anche i personaggi di Sidage, che è una specie alla fine di non so come dire, una specie di zio Fester. Il film comincia con questa sorta di parodia di imitazione della famosa canzone Monster Smash di Bobby Pickett, cantata da Lon Chaney Jr. E vabbè, il film è veramente molto strano, una commedia un po' folle, ma che riesce anche a essere un po' inquietante. Ogni tanto mette anche a disagio. È anche un film con qualche scena un po' osé, insomma, diciamo, per l'epoca un pochino c'è. Ci sono anche delle allusioni molto particolari, insomma, è davvero un film fuori. Il regista ha dichiarato che l'idea di questo film è venuta fumandosi grandi quantità di marijuana, quindi fate un po' voi. C'è dentro un cortometraggio molto figo che si chiama The Host, che è il primo, diciamo, film che ha fatto, dura 28 minuti, il primo film che ha fatto Jack Hill ed è il primo film che ha fatto Sid Haig come attore. E sembra un western, in realtà è un film horror poi alla fine, cioè comunque l'ambientazione è molto... è horror, insomma. Niente ragazzi, questo è tutto per Spider Baby, consigliatissimo, per me è un cult assoluto. Se il video vi è piaciuto mettete like, seguite, iscrivetevi al canale YouTube, seguite la pagina Instagram, seguite la pagina Facebook, e se volete comprare il film vi lascio il link di Amazon sotto al video. Niente, questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video.